lo apro con tutta la positività possibile, perché è chiaro che se no non avrebbe senso fare neanche questo tipo di lavoro, però fai i conti con la realtà, perché purtroppo la richiesta è sempre meno e in settimana dopo le 10 non si vede passare più una persona qui, eppure siamo in centro, in pieno centro storico. Ivan è un giovane imprenditore di 28 anni che dopo il Covid ha voluto impegnarsi e investire nell'apertura di un'attività nel settore della ristorazione. Ma ora deve fare conti anche con i rincari e il caro energia, trovandosi a pagare una bolletta che è passata da 1.400 a 4.000 euro da un anno all'altro. Con un figlio piccolo e un altro in arrivo, però non vuole arrendersi. Abbiamo aperto ad agosto dell'anno passato, quindi in pieno post pandemia, con l'auspicio che sarebbe tutto finito. Non è più successo, e anzi è successo tutto il contrario. Si sono aggiunte quelle che sono le bollette triplicate, i fornitori che non hanno più quella elasticità, perché sono tutti stretti nella stessa, siamo tutti stretti nella stessa morsa. Tu continui ad andare avanti. Certo, certo. Noi siamo qui, continuiamo a lavorare, abbiamo ridotto ovviamente all'osso perlomeno quello che si poteva ridurre, quindi il personale. Siamo qui in attesa che qualcuno salvi il settore. Aiutarci significa dimezzarci la bolletta, fare qualcosa sicuramente. Questa è l'unica soluzione che vedo così vicina, insomma.